Salve ragazzi, sono Lady Nightingale e bentornati al mio gameplay della Disney Legacy Challenge. Dunque, devo chiedervi scusa in quanto per le ultime 2 settimane, una settimana e mezzo, ho mandato puntate preregistrate perché mi sentivo bene, non stavo bene, ragazzi, sono stata in ospedale, per cui vi chiedo scusa, uno. E due, sono felice di poter insomma tornare a registrare le puntate in tempo reale. E dunque, la prima novità di oggi è che abbiamo una casa nuova, è questa qui. Ve la faccio vedere tra 2 secondi. Che volevo dire? Ah, sì, comunque con la casa nuova arrivano anche i look nuovi primaverili, anche quelli ve li faccio vedere subito. Un'altra cosa che volevo dire, sì, per quanto riguarda lo speciale di Pasqua, avrei voluto farlo tanto, tanto, tantissimo. Purtroppo è successo questo imprevisto, per cui lo faremo oggi. Credo, almeno, non lo so. Comunque, passo subito a farvi vedere la casa. Si comincia con il secondo piano, perché la scala porta, insomma, qua sopra. Questo è l'ingresso, insomma, principale, un corridoio abbastanza spoglio, perché, ragazzi, questa casa ci è costata più del previsto, per cui ho dovuto fare economia, per cui l'arredo scarseggia, però, insomma, rimedieremo. Rimedieremo in seguito. Comunque, questo è un piccolo corridoio. Le mensole qui che hanno l'infame compito di sostenere le nostre uova, che raccoglieremo oggi. Questa è la stanza del neonato che sta arrivando, perché voi lo sapete, no? Che Georgiana è incinta, avrà il bambino a breve. Spero in questa puntata, se non nella prossima. Per quanto riguarda nomi, ho ancora segnati quelli vecchi, quindi Juliet e Philip. L'altra stanza dei ragazzi, qui per adesso dormiranno Elizabeth e Henry, ma Henry tra poco comunque se ne dovrà andare, si dovrà trasferire da questa casa, per cui tra un po' qui dormiranno Elizabeth e David, il piccolo bagno en suite dei ragazzi, l'armadio ovviamente, che ve lo dico a fare. Sopra abbiamo la stanza dei genitori, eccola qui, è l'unica stanza forse completata di questa casa, per cui a questa casa, cioè a questa stanza non apporteremo altre modifiche, a meno che non, insomma, non abbia un colpo di genio e quindi ho voglia di rifarlo. Comunque questa è la stanza dei genitori, con un ensuite un po' più grande, questa è Georgiana incinta, sì. Infine, l'ultimo piano, quindi sarebbe il piano terra, insomma, da cui si accede però da qui. Abbiamo la cucina, è tutta grigia e verde, silver insomma, perché non lo so, ogni tanto mi piace anche fare delle stanze abbastanza soleggiate. E il living, eccolo qui, qui è ancora spoglio, ragazzi, infatti se avete delle idee su come arredarlo, fatemelo sapere e lo farò perché non ho proprio, insomma, nessuna idea su cosa poter mettere qui. E infine abbiamo qui sul retro abbiamo una piscina abbastanza piccola, non c'è niente intorno, ci penserò dopo a metterlo. E niente, qui abbiamo i nostri alberi, ho tolto insomma le piante perché fondamentalmente non ne abbiamo più bisogno, per cui comunque mettiamo subito in modalità play. Ah, ok, giusto, vi devo far vedere ancora i look estivi. Ok, allora Jay Huntington, cambiati per favore, non estivi, primaverili. Ah! Comunque sì, c'è James che ci sta facendo visita. Comunque questo è Jay Huntington, molto pastel, insomma, molto 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 pasquale, molto primaverile. C'è questa camicia azzurra, pantaloni plaid e niente. Per quanto riguarda Georgiana, eccola qui, incintissima, oserei dire.
Le ho dato dei capelli nuovi, una specie di coda, e materiale personalizzato, ragazzi. Comunque, sì, perché in pratica sto cercando di. Oh mio Dio, che sta succedendo? Sto cercando di rimettere un po' del materiale personalizzato che però sia compatibile con la Maxis. Quindi, ecco i capelli nuovi di Giorgiana e il suo vestitino. Il primo, diciamo, mentre il secondo è una specie di pullover, cioè non un pullover, ma vabbè, adesso vedrete, non sono sicura. Ah, Su come si chiami, però adesso lo vedrete, insomma. Comunque, ignorate il pancione perché, insomma, Giorgiana è enorme e non rende affatto giustizia ai suoi vestiti. Comunque, eccolo qui. È una specie di un pezzo a pantaloncini, maglietta e coda di cavallo perché, ovviamente, Giorgiana è affascinante con questa coda. Poi chi abbiamo? Sì, abbiamo il nostro caro Henry che adesso vive praticamente a scrocco a casa nostra. Tra un po' se ne andrà, non vi preoccupate, se ne andrà con Elsa magari, non appena si fidanzerà con Elsa, perché non credo che vorrà sposarsi per andare via di casa. Lui comunque, questo è il look primaverile di Henry. Bello, bello. Poi abbiamo. Oh mio Dio, ma che c'è? Ah, ok, adesso sono confusa. Comunque sì, questa è Elizabeth. Le ho raccolto i capelli, comunque ha fatto un bel po' di sport adesso, infatti, se non sbaglio, è a livello 2 di sì, dell'abilità fitness. Infatti voglio farla andare a fare. Il ponte si illumina, che bello! Foto. In qualche modo risolviamo questa. Ok. Perfetto. Comunque, stavo dicendo. Elizabeth tornerà a casa. E andrà a nuotare un altro po' così. Avrà completato, insomma, il compito di raggiungere il livello 3 di una skill e potrà. Insomma, avere una promozione e passare d'età anche lei. E infine, ultimo ma non per importanza, il nostro piccolo è David. Eccolo qui che gioca ai pirati. Prima abbiamo raccolto tutto il suo club. Infatti è abbastanza pienotto, ma. Oh mio Dio, amicissimo di Tyler. Toy Story, ho capito cosa avete fatto. Ma comunque. Ah, ok. Parecchi di loro hanno abbandonato il nostro club, non fa niente, chi se ne frega. Comunque. Io voglio vedere i bisogni. Ah, ok. Sono tutti quanti abbastanza felici. Quindi, cosa faremo, Giorgiana? Tu come ti senti? Perfetto, perfetto. Voglio vedere se hai dipinto qualcosa. Non ha dipinto niente, per cui andremo direttamente da questa signorina che fa parte di, insomma, della sfida primaverile di quest'anno. In pratica questa signora distribuisce le piante speciali. Quindi lo dobbiamo chiedere del fertilizzante. Dei semi e in pratica ci darà un seme della pianta, insomma, della pianta glow plant in pratica ed è una pianta che brilla al buio e sulla quale cresceranno le uova di Pasqua, ovviamente. Insomma, dobbiamo raccoglierne 10 per avere in regalo l'orsacchiotto, insomma, il peluche del coniglio unicorno. Mentre se ne raccogliamo 20 e le portiamo da lei, ci darà un vaso speciale per il giardinaggio. E poi se raccogliamo un uovo di Pasqua, perfetto, di qualità perfetta, ci darà un altro uovo cioè un altro vaso per il giardinaggio. Per cui voglio mandare qui anche Jay perché.
In pratica abbiamo solo un seme a persona. Voglio avvantaggiarmi e mandare qui almeno, almeno tre persone, così abbiamo tre alberi che potranno darci le uova di Pasqua. O quattro, magari facciamo venire qui pure. Sapete una cosa, no? Ce ne bastano tre, credo. Giorgiana è incintissima comunque. Infatti, se non sbaglio, no, non si sa in quanto partorisce, ma molto molto probabilmente tra meno di 24 ore in The Sims, per cui una ventina di minuti. Non so se ce la facciamo a farlo in tempo. Giorgia sta morendo, cioè, le sta collassando la vescica. Comunque, ok, voglio vedere se già ha ottenuto qualcosa. Ok, questo è il fertilizzante, non ci serve, e questo voglio darlo a Giorgiana. Va bene. Ah, ok, l'ha ottenuto. Pure. Henry, dai, coraggio. Ok. Ok, quindi l'ha ottenuto pure Henry. Passiamo tutto quanto a Georgiana. Tranne, non so perché succede questa cosa con i fertilizzanti, però ce li teniamo. Non fa niente. Quindi, Giorgiana, non vado appena a fare a pipì. Oh, aprirà questo, aprirà questo. Comunque, cioè, il seme è questo qua, è una specie di uovo con le foglioline che gli escono dal guscio. Ok, abbiamo tre piantine. Oh mio Dio, il giardino deve essere curato assolutamente. Ok, uno, due, quindi Giorgiana pianta, pianta e pianta. Jay Huntington. Ok, no, 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 no. Allora, Henry, tu ti devi spostare, ti devi proprio levare da questo computer, non so se vi spiego. Te ne devi andare. Vai qui. Magari po no, non possiamo perché è abbastanza tardi, però. Oppure possiamo, non lo so. Comunque possiamo anche invitare Elsa Bjergsen e fidanzarci un attimo anche con lei, perché insomma, la loro relazione è abbastanza alta. Per cui, ragazzi, non lo so, perché stavo dicendo, non ce lo vedo molto, Henry, che boh, si sposa per andare via di casa, cioè non ha bisogno, da se non sente proprio il bisogno di sposarsi, per cui. Ah, no, 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 Giorgiana, no, 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 pianta, pianta. Pianta. Dopodiché vai qui e annaffi tutto quanto. Ok. Voglio vedere gli altri bambini a che punto stanno. Ok, tu signorino dovresti proprio tornare a casa. Non so se vi spiego. Voglio vedere i suoi bisogni. Ah, sono immacolati, ragazzi, ok.
Quindi, ok, lo andremo qui a fare qualunque cosa lui voglia. Per favore, Elizabeth, torna a nuotare. Ce ne sta poco e potrai avere una promozione. Hai lavoro tra... C'è lavoro a scuola tra 8 ore. James non... No, Edri, scusate, non James, non lavora. Perfetto. Dopodiché... Ok. Fertilizziamo una piantina. Henry, sai cosa? Dovresti proprio provare a invitare Elsa a casa nostra. Così facciamo pure un appuntamento notturno. No, Elsa, dai. Ah, facciamo così. Tra l'altro, perché non pulisci i piatti? Pulisci i piatti? Grazie. Sei il mio eroe. Comunque non so se dovrei scegliere un lavoro a Henry perché magari lo farò subito, insomma, subito prima di mandarlo a vivere, insomma, per conto suo perché non sono sicura che i figli, insomma, possono contribuire economicamente alle finanze della famiglia. Comunque, lo so che questa stanza è tutta rosa, ma è di... insomma, di David, ma non durerà così, cioè non sarà così per sempre perché a un certo punto David si sposterà di qua al posto di Henry. Henry, dormi qui. Giorgiana, a che punto sta? Può anche raccogliere qualcosa se non sbaglio, infatti, sì. Oh mio Dio, ok, in pratica Giorgiana adesso ha trovato un uovo raccogliendo, vedi non ce l'abbiamo questo, va benissimo, carino, comunque, stavo dicendo, le uova si trovano sia nei fossili sia facendo, insomma, cose assolutamente random, quotidiane, per cui Giorgiana vai qui e dormi. Mentre Jay... Oh, Jay ha finito di scrivere qualcosa. Va bene. Infatti Jay andrà qui e fertilizzerà la pianta e poi manderà all'editore il libro che hai finito di scrivere. Ok, voglio vedere. Ah, giusto, ha avuto una promozione da poco, per cui... va bene, insomma, la prossima promozione possiamo scegliere se farlo giornalista o scrittore, ma io credo scrittore, così potrà scrivere libri. Insomma, a più non posso. Perché Giorgiana sta ringhiando nel sonno. Va bene. Va bene, lo accetto perché, insomma, questa casa è la casa dei pazzi. Cosa vi aspettate? Ok, voglio vedere l'abilità di... Oh mio Dio. Per favore, muoviti. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta. Jay. Non per qualcosa, ma dovresti proprio... andare qui a dormire. Cento quattro per cento, è talmente brava. Ok, ha raggiunto quello che doveva raggiungere. A questo punto dobbiamo solo farla, insomma, farle prendere una A a scuola. Oh, che ha trovato? Perché? Ok, questo è strano. Perché ha trovato un uovo di Pasqua? Tra l'altro ce l'abbiamo già questo, quindi lo vendiamo. Ecco.
Questo non so se ci serve. Ah, teniamoci. Tanto vale. Ok. Comunque per quanto riguarda Elizabeth, pensavo di farla fidanzare con Max Villarreal, che per chi non lo conoscesse è il capo dei rinnegati, per cui no, dato che comunque Elizabeth ha insomma, l'aspirazione del nemico pubblico o qualcosa del genere ed è folle, è una testa calda se non sbaglio. Comunque starebbe bene uscire con qualcuno di, tra virgolette, cattivo o se non altro ribelle, per cui non lo so, credo sia una buona idea farle fidanzare con Max Villarreal, con tutto che si conoscono già grazie al club degli avventurieri, perché questi due non stanno dormendo. Va bene, Giorgiana vuole farsi uno spuntino delle 4 di mattina. Jay, dormi, fammi il piacere. Giorgiana, tu invece mi hai proprio deluso. Però non fa niente. Andiamo a mangiare questa torta. Tra l'altro, ragazzi, non lo so, non sono sicura, ma non credo che partorirà in questa puntata. Magari facciamo alla prossima. Magari alla prossima vi farò già trovare Elsa e Max a casa, così i ragazzi potranno, insomma, portare avanti le loro relazioni. Anche se voglio dire, per Henry. Ok, mi sta suonando il timer, però stavo dicendo, per Henry non ci vuole un sacco, insomma. In pratica, vabbè, vedremo, non so ancora che succederà nella prossima puntata, ma ragazzi, io intanto vi saluto qui, è stato un piacere parlarvi. Niente ragazzi, io sono Lady Nightingale e spero di parlarvi nel mio prossimo video. Bye bye!